Presentato durante lo scorso E3 di Los Angeles, il nuovo Far Cry 3 ha subito conquistato pubblico e critica. Il primo capitolo fu un vero capolavoro, il secondo purtroppo non fu all'altezza delle aspettative, ma questo terzo episodio sembra avere tutte le carte in regola per farsi ricordare a lungo. Far Cry 3 ritorna alle origini della serie Far Cry, riproponendo l'ambientazione tropicale del primo capitolo. Nel gioco vestiremo i panni di Jason Brody, un turista che si è arenato su di un'isola con la sua ragazza. Purtroppo per lui questo paradiso terrestre è in realtà patria di conflitti violenti che si trascinano da anni. La fidanzata viene dunque rapita e spetterà a lui, e quindi a noi, il compito di salvarla da una banda di psicopatici. Nel corso del gioco saremo chiamati ad effettuare una serie di scelte morali, e il fatto stesso di essere segregati su quest'isola in una condizione di pericolo costante avrà ripercussioni dirette sulla personalità del protagonista. L'intenzione degli sviluppatori è stata infatti quella di farci entrare in empatia con tutta l'avventura, quasi la stessimo vivendo realmente, e questo fattore sarà amplificato da un comparto tecnico di grande spessore, sia sotto il profilo della grafica, che ha lasciato a bocca aperta fin dalle prime sequenze mostrate allo scorso E3, che del gameplay. I combattimenti saranno meno guidati e gli sviluppatori hanno cercato di dar vita a scenari aperti ad ogni tipo di azione. Potremo quindi attaccare frontalmente, cecchinare dalla lunga distanza, pianificare attacchi furtivi e perfino creare autobomba da spingere contro i nemici. Il free roaming non sarà più dispersivo come lo è stato in Far Cry 2 e la frequenza dei combattimenti sarà maggiore, ma allo stesso tempo non restituirà mai quella sensazione di ripetitività tipica di alcuni FPS. Far Cry 3 si preannuncia come uno dei titoli più importanti in uscita in questo 2012. Per metterci le mani sopra servirà un po' di pazienza, però, perché il gioco è atteso per il prossimo 6 settembre su PC e console HD.